Grazie. Scusate, se però avete fumato la sigaretta, fa bene, no? Botto, ok, ci siamo. Ciao Sabina, grazie di essere tornata qua dopo 8 anni. Sono 8 anni. Dalle ragioni dell'Aragosta. Yes, ci siamo visti su quel palco e... Volevo chiederti, beh, innanzitutto volevo ringraziarti per aver portato a Brescia questo bellissimo film. Ce l'avete portato voi, quindi sono io che ringrazio. Doverosissimo e molto applaudito a Venezia, rigorosamente fuori concorso. Vorrei chiederti innanzitutto, è stato un film difficile, nel senso ti sei trovata un po' di porte chiuse... È stato un film molto difficile da finanziare, al di là di ovviamente che è un lavoro impegnativo dal punto di vista intellettuale, creativo, per la materia che è complessa, ma è stato molto difficile trovare dei soldi per farlo. È stato un incubo più che difficile, abbiamo trovato tantissime difficoltà, la produzione si è interrotta 2 volte, ci ho messo 4 anni quando ce ne potevo mettere 2, ma questo appunto vivendo in un paese mafioso riguarda chiunque voglia fare una qualsiasi attività, da chi vuole aprire un chiosco a chi si vuole laureare. E, quando poi è uscito naturalmente abbiamo avuto difficoltà con i giornali, con le televisioni, con la distribuzione, con le sale cinematografiche, finché poi non abbiamo trovato questa soluzione effettivamente infinitamente migliore di qualsiasi cosa si potesse pensare, ovvero che sono gli stessi cittadini che prendono il film, si noleggiano una sala, organizzano le proiezioni e oggi... Dopo la proiezione all'università, questa è la 479esima proiezione organizzata dalla gente. Ed è forse anche... Ed è giusto probabilmente che sia così, perché non è che ci sia da stupirsi che questo sistema mafioso appunto si opponga alla diffusione di un film come questo. È naturale che sia così, è naturale che noi insistiamo a farlo e la tesi del film è molto radicale, oltretutto è molto fondata, è incontestabile. Tutto quello che si dice nel film è successo veramente, c'è poco da discutere. E la tesi del film è che siamo governati da un sistema criminale ed è giusto che il sistema criminale si opponga alla sua diffusione, così come è giusto che noi cerchiamo di vederlo lo stesso, anzi gli dà più valore e fa sì che appunto l'impegno sia mio che vostro sia abbia la qualità giusta. Probabilmente vedere un film così andando al cinema, comprandoti il biglietto e poi andando a mangiare la pizza era anche un po' stonato. È un film che va visto probabilmente in questo modo, è anche importante parlarne dopo, incontrarsi e che sia un'occasione per riunire le forze e per fare una riflessione collettiva su quello che ci è capitato e sulle conseguenze della storia che è raccontata in questo film. Ma se ci mettiamo sul palco siamo più visibili o sembriamo... Sono piccoli trucchi dei teatranti, stare sopra il palco e non sotto. Ci sono andata all'Accademia d'Arte Drammatica. Abbiamo bisogno anche di 2 sedie, secondo me, per essere proprio... Infatti l'altra volta avevamo 2 sedie sul palco. Poi sono state confiscate. Sono state confiscate. Una, grazie. E 2. Grazie. Eccoci qua. Siamo anche le luci, dai, ci siamo. Bravo, vedi? Vedi che siamo tutti del mestiere. Oh, che meraviglia. Puntati proprio così. Sabina, tu parlavi di verità incontestabili e la cosa mi ha ricordato un po' come suggestioni una vicenda che noi qua a Brescia stiamo affrontando ormai da
da anni, cioè la strage di Piazza Loggia, per la quale ci sono delle verità incontestabili che pure ancora aspettano di venire riconosciute. Noi ora stiamo per affrontare un altro processo e la città ci crede ancora, diciamo. E, no, ti chiedo, sulla questione della trattativa, tu sul finale, diciamo, sei un po' non ottimista. Pensi che ci sarà un riconoscimento vero, al di là del fatto che i fatti sono questi e sono incontestabili, anche dal punto di vista dell'opinione pubblica, processuale? Non è vero che non è ottimista il finale del film. Si dice proprio che, appunto, al di là delle conclusioni processuali, siamo troppo abituati a delegare anche ai tribunali le riflessioni politiche. Non è giusto, in tribunale si possono soltanto stabilire se ci sono dei responsabili penali rispetto a un reato contestato, che è pochissima cosa in verità. Tutto quello che si dice nel film non ha bisogno di ulteriori prove, in quanto è accaduto esattamente in questo modo. E quindi è importante e fondamentale che l'opinione pubblica ne discuta, perché le cose sono andate, cioè, un po' di, sicuramente si possono, per carità, anche interpretare in altri modi, ma è difficile, oppure ci vorrebbe qualcuno che le interpreta in altri modi. La verità è che le obiezioni che si fanno a questi fatti sono fondate sul fatto che la gente non lo sa di che cosa si parla. Perché quando Fiandaca, che è quello che ha scritto il libro La mafia non ha vinto ed è stato immediatamente candidato per il PD, sostiene che la trattativa c'è stata ed è stato un bene, perché grazie alla trattativa si sono fermate le stragi, conta, a parte il fatto che lui poi fa delle obiezioni giuridiche su come è impostato il processo, cose su cui io non sono assolutamente in grado di mettere bocca, non me ne frega neanche niente, ma non è vero che quando si parla di trattativa si parla di alcune concessioni fatte dallo Stato alla mafia per la cessazione delle stragi. Stiamo parlando di un fatto assai più grave, che è quello, cioè di una serie di fatti assai più gravi, che sono quelli che sono raccontati nel film, ovvero del fatto che questa strategia stragista viene elaborata nel momento in cui a un gruppo di potere un gruppo di potere abbastanza esteso, che non riguarda affatto soltanto la mafia, riguarda anche l'imprenditoria, la politica, vede che questo potere sta per essergli sottratto, si serve e richiede, come è accaduto anche in altri casi, compreso Piazza della Loggia, l'intervento di Cosa Nostra, e che poi questo intervento viene utilizzato dalla stessa classe politica e imprenditoriale per imporre una svolta politica diversa da quella verso cui l'opinione pubblica stava andando in modo piuttosto convinto. Quindi stiamo parlando alla fin fine sempre di una sorta di piccolo colpo di Stato, così come ce ne sono stati tanti in questo paese. Stiamo parlando di una svolta autoritaria avvenuta grazie alle stragi. E oggi quanta trattativa c'è ancora? Allora, la trattativa, quando si parla di trattativa si parla di questi fatti qua, perché è il nome che viene dato a questa indagine, il titolo giornalistico, e ci racconta del fatto che appunto il patto che c'era sempre stato fra Stato e mafia a un certo punto si incrina e con le stragi viene ricostruito. Quando questo patto viene ricostruito in un modo talmente solido e talmente violento e determinato che cambia completamente tutto nel nostro paese, soprattutto la politica e il rapporto con le istituzioni. Oggi non si può dire a che punto stia il patto fra Stato e mafia, perché sono indistinguibili, a volte sono in concorrenza sotto il profilo criminale, nel senso che comunque, come mi faceva notare giustamente uno dei collaboratori di giustizia che ho intervistato, dice: noi per un appalto chiediamo il 3%, un politico chiede il 5%, ma mi devi spiegare per quale motivo i criminali siamo noi? Cioè, obiettivamente non è un ragionamento così assurdo, ed è così, cioè, nel senso che oggi è talmente sistematico il ricorso alla corruzione, alle tangenti, al ricatto e quant'altro, che
veramente è una distinzione che riguarda più gli ambiti, no? Indubbiamente la distribuzione della droga è più appalto delle mafie, mentre tutto ciò che è lavoro pubblico se lo dividono, insomma, tutto ciò che è sfruttamento delle calamità naturali, dei fondi per i profughi o dello smaltimento dei rifiuti viene condiviso, nel senso che appunto, come diceva anche ieri Scarpinato al servizio pubblico, ha fatto un discorso molto interessante. Oggi la mafia offre anche servizi in un paese in cui appunto non si riesce a risolvere la questione delle tasse, della burocrazia, di un malfunzionamento del mercato. La mafia offre prezzi migliori in cambio della devastazione dell'ambiente, della salute, insomma, senza porsi nessun tipo di scrupolo. Sì, ne sappiamo qualcosa anche perché c'è Expo che sta per iniziare. E... sì, appunto, cioè ce lo racconta qualsiasi fatto di questo paese, ce lo racconta, e stanno ancora là a dirci: non bisogna fare di ogni erba un fascio, bisogna stare attenti. Quando per esempio chiediamo di far vedere questo film nelle scuole, troviamo tantissime difficoltà perché i presidi dicono i ragazzi non devono perdere la fiducia nelle istituzioni, cioè parliamo di... appunto di un sistema che non solo è marcio, ma è anche ormai si è anche ormai smascherato nel suo essere malintenzionato, nessuno ci crede più. Quindi la questione è sicuramente: uno, come risolverlo; due, come convincere la popolazione che non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo subire questo, perché noi siamo la popolazione di un paese mafioso e abbiamo tutti i sintomi di una popolazione che vive in un paese mafioso. Siamo spaventati, terrorizzati, rassegnati, depressi e convinti che come parli ti ammazzano, come parli ti fulminano, così siamo messi. Quindi la questione è questa: come si fa a capire che non è vero, che basterebbe reagire perché le cose cambino. A questo proposito vorrei chiederti: tu ti sei mai sentita in pericolo nell'affrontare questo tema, che è un tema molto delicato, voglio dire? Sì, certo che mi sono sentita in pericolo, non so se ha ragione o torto, non ho mai ricevuto minacce, certamente la sensazione non è quella di muoversi in un ambiente che ti incoraggia a capire, a scoprire come stanno le cose, la sensazione è di muoversi, certamente di metterti in pericolo, ma soprattutto dal punto di vista poi delle relazioni, della carriera. Cioè la sensazione che avevo quando ho cominciato a lavorare a questo film e quando l'ho finito è che, avendo fatto un film del genere, se prima ero una persona scomoda che comunque faceva fatica, oggi sono completamente tagliata fuori, sono diventato un personaggio che non è nemmeno lontanamente proponibile, non dico in Rai, ma nemmeno a momenti, non so, nelle radio locali. Questa è la pura verità, perché tale è il terrore che i cittadini stessi hanno di questi argomenti. È la verità, e d'altra parte, insomma, non significa né che sia pentita né che abbia paura, nel senso che comunque essere tagliati fuori da quella roba non è essere tagliati fuori, perché quello non è il mondo, quella è una roba appunto fatta per chi sostiene un sistema che è un sistema distruttivo. Comunque non è da lì che può ripartire nulla, non è da Fabio Fazio, non è da RPL. Quindi siccome ci terrei invece a... io ci spero che nasca qualcosa, sono felice di star fuori da quel sistema. Io non so se qualcuno vuole fare domande, visto che dobbiamo dialogare. Non buttare giù così. No, possiamo dialogare, sono sicura che ci siano delle domande. Normalmente... Io non ho avuto quelle proposte.
Sì, dove l'hai sentita? Nel senso, non lo può proiettare il film. Il film lo dovrebbe comprare la 7. Di Cairo. Sì, lo so. No, no, infatti non ho detto una... No, comunque questa cosa Santoro non ha mai... Cioè, non so se nel caso lo proietterebbe, magari probabilmente no, però non spetta a lui, insomma, la decisione. Prego, prego, ma c'è un microfono per il pubblico, dovrebbe, perché sennò non ci si sente. Possiamo dividerci. Uno di voi due c'è. Siamo in due, questo qua. Allora, uno per volta, alzate la mano e cerchiamo di accontentare tutti, non lo vedo, ok. Ha ricevuto la solidarietà di qualche mio collega mentre raggiungi? No. Okay. Se non in forma privata, insomma, via sms dai più stretti amici. Privatissima. I commenti dei politici? Qualcuno si è fatto vivo, qualcuno ti ha detto qualcosa, bene. No. Anche senza microfono. Tantissimi complimenti per tutto da Mo, ma tanti, proprio giganti, tantissimi. Grazie. Da quei primi personaggi di tanti anni fa, con quelle intuizioni luciferine, fantastiche, complimenti. Il mio problema, insieme a diversi altri che credo condivideremmo, è che sappiamo che molta parte della ricchezza del mondo nostro, conosciuto, è in mano a pochi. Presumo molto che questi pochi non vorranno mai appoggiare questo tipo di temi, per ovvie ragioni di potere e di dominio del mercato e del marketing, quindi di quello che viene indotto. Trovo meraviglioso questo, cioè il fatto che voi ci siate, che ci sia per esempio Falciani, che è l'ultimo innamoramento virtuale che ho, nel senso dei contenuti ovviamente. Trovo comunque che loro, essendo tendenzialmente delinquenti, sempre lo saranno. Allora, questo è il mio problema. Vorrei sbagliarmi e quindi chiedo a chi, come te, se posso darvi del tu, ha un contatto, una percezione e una sensibilità così profonda, insomma, come cacchio siamo messi? Siamo messi proprio male, ecco. Grazie. Vogliamo fare due o tre domande di seguito così... Penso anche a cosa rispondere. Chiaro, bello. Vabbè, mi dispiace se la mia domanda sarà un po' vaga, come... Non lo so. Cioè, allora, la mia domanda è questa, perché io ho visto in questo film, naturalmente essendo molto... Cioè, dovendo essere fedele ai fatti, vabbè, ricominciamo da capo. Allora, io volevo chiederle come posso immaginare questo contesto, cioè una mafia che sembra quasi locale, quasi una mafia italiana doc, nel contesto internazionale del mercato, come, cioè, che ha così influenza sul mondo politico di adesso, tipo la crisi, tipo tutte queste idee economiche che saltano fuori in questi ultimi anni. E mica ho capito, cioè, in che senso, scusate, non è che è in contraddizione la mafia con queste idee economiche, anzi, è perfettamente in linea. Beh, ecco, non cioè, il capitalismo è comunque una rapina, cominciamo con ricordarci.
La mafia investe nella finanza dove deve investire, cioè se prima il riciclaggio era più complicato perché comunque investire nell'edilizia e questa roba qua, ma con la finanza il riciclaggio è... La storia è che a me è sembrato in questo video che la mafia fosse un po' una specie di massoneria e ci fossero tanti, cioè uno dei vari enti dello Stato che è riuscita a comandare, però la mia domanda è capire se questa idea di mafia è da considerare così come massoneria che dopo si mette dentro, si inserisce dentro un sistema favorevole, oppure ci sia anche qualcosa sopra alla mafia che regola il tutto. No, non c'è una cosa che sta sopra, sono una serie di poteri che ogni volta contrattano, negoziano, si dividono delle fette di mercato. Non c'è, per quello che ho capito io naturalmente, non c'è uno stare sopra o sotto. Mafia e massoneria vanno d'accordo da tanto tempo, nel senso che è stato stipulato un vero e proprio accordo. Quel testimone Ilardo, che poi viene assassinato, era tra le cose importanti che aveva da dire, c'era proprio il racconto di come avviene il contratto tra mafia e massoneria, perché lui era stato al centro, perché l'ha fatto suo cognato in verità, che si chiamava Ghisena, pugliese. E è vero, la mafia assomiglia un po' alla massoneria, cioè ovviamente ci sono regole diverse, codici diversi, la mafia ha anche una base popolare molto forte che la massoneria non credo che abbia, non sono un'esperta, ma non credo che ci sia, come il Rotary Club non ha una base popolare, non c'è il braccio armato del Rotary Club. E quindi, però è vero, è un po' più, nel senso, corrisponde più a verità una mafia vista così che non la mafia vista come ce la raccontano di solito al cinema o nelle fiction televisive, in cui emerge soltanto la parte appunto popolare, criminale, mentre la parte importante è quell'altra. La mafia è forte perché c'è quell'altra parte, non perché ci sono nei quartieri malfamati i criminali. Prego. Altre domande? Ok. La domanda se siamo messi così male ci penso. Comunque sto pensando. Prego, ci sono laggiù delle domande, le viste? Cioè, ah no, stai già, sì. Ce ne sono poi laggiù, due, tre. Io volevo chiedere la sua opinione su questa nuova vicenda di Berlusconi che vuole praticamente comprare una fetta di Rai, la storia di Rai Away. Che idea ha su questo? Dopo che abbiamo visto nel video che ha un grande potere con la nascita di Forza Italia, come saremmo messi, non lo so, dopo, se metterà mano veramente in Rai per la questione della informazione. Sì, non lo so, non l'ho capita bene, probabilmente non è così, almeno per come l'hanno spiegata non è così, però fatemi delle domande un po' più pertinenti, perché non è che so tutto, tanto per cominciare vi darò una delusione, ma forse non è così, è più una roba di avere delle frequenze praticamente che vengono utilizzate poi per il digitale, vatte a pesca. Comunque questa è la legge Gasparri che permette questa roba qua, una legge, io ho fatto quando ho fatto il mio ultimo programma in Rai, si chiamava Riot, ed è stato chiuso proprio perché spiegava perché la legge Gasparri era una sola. Ecco. Grazie. Appunto, non ci sono più limiti per comprarsi le frequenze, purtroppo. Quindi è una legge che va contro la Costituzione. Prego. Ciao Sabrina.
Ascolta, io volevo chiederti se, in base alle testimonianze che tu hai raccolto nel fare il film, hai mai avuto l'impressione che la mafia e gli apparati deviati in un momento preciso abbiano avuto il concreto timore di una rivoluzione civile? No, di una rivoluzione in senso di grande cambiamento, quello sì, nel senso è la tesi che si sostiene nel film, cioè che era un momento, quello dei primi anni 90, in cui effettivamente sembrava che stessero per andare al governo i progressisti di Occhetto per la prima volta nella storia, sembrava che Falcone potesse distruggere la mafia, sembrava che la magistratura potesse arrestare tutti i politici corrotti e mettere le mani su tutte le collusioni fra mafia, imprenditoria e insomma, e qualcuno non ha acchiappato se avessero continuato così, sembrava che tutto questo sistema dovesse finire. L'opinione pubblica era molto presente e fomentata, l'informazione pure, l'informazione e la televisione prima e dopo la trattativa sono due mondi completamente diversi. Prima avevamo un'informazione libera, una televisione tra le più belle d'Europa, soprattutto nell'ultima fase, quando la politica aveva dovuto praticamente mollare completamente il controllo, ci sono stati 4-5 anni di fuochi d'artificio, ma anche negli anni precedenti comunque stanno succedendo delle cose importanti, cioè il giornalismo che c'è oggi non era plausibile prima della trattativa, un giornalista che si fosse comportato, ma pure come Santoro oggi sarebbe stato considerato una merda, non parliamo di Floris o di... o degli altri. E di quelli che scrivono, insomma, cioè, non si poteva scrivere quello che si scrive oggi. Oggi abbiamo il Corriere della Sera che due volte a settimana fa un editoriale dove ci spiega che la democrazia è un sistema superato. Non sarebbe stato possibile prima senza essere ricoperti di improperi, di lettere di protesta, senza ricoprirsi di ridicolo. Ciao. Ciao. Volevo dirti, conoscendo la classe politica che c'è al giorno che abbiamo adesso, sei positiva tra qui a 5-10 anni nella lotta contro la mafia? Nel senso che si migliorerà oppure in base a quello, diciamo, tu sei molto... No, non stiamo migliorando, non è che non sono positiva io, le cose non stanno migliorando, stanno rapidamente peggiorando e la situazione sta diventando assolutamente ingovernabile. Dopodiché questo non significa che tutto non possa cambiare anche da, non dico da un giorno all'altro, ma in modo rapido, perché si può cambiare. E lo scardinamento dove... Come? E lo scardinamento di tutto ciò? Scardinamento alla mafia nel senso come per, diciamo, per combatterla, per riuscire a sovrastarla, perlomeno per farlo. Qua non è più questione di mafia, non stiamo più parlando di mafia come era allora, stiamo parlando di una specie di impresa ricca come tutte le imprese messe insieme, di un'impresa che appunto, o di una serie di imprese, perché le mafie sono più di una, che comunque complessivamente si calcola che portino al PIL, al prodotto interno lordo, 150-200 miliardi all'anno. Che ieri appunto con l'intervento di Scarpinato abbiamo appreso viene addirittura conteggiato nel PIL, cioè la droga e la prostituzione sono conteggiati nel nostro PIL, quindi fanno parte integrante del nostro sistema economico. È sembrata una cosa così strana, cioè sicuramente sarà fondata, ma è una cosa di una gravità impressionante. Quando ai tempi delle stragi, questo lo raccontava Aldo Giannulli, che è un consulente, è stato consulente di varie commissioni per stragi, servizi segreti e di diverse procure. Ai tempi delle stragi la mafia possedeva il 15% dei titoli di Stato, cioè comunque stiamo parlando sempre di imprese economiche che, importanti, che ti fanno anche capire meglio una reazione da parte delle cosiddette istituzioni che frenano nel momento in cui
si combattono queste imprese. Oggi la situazione è infinitamente più grave, è indubbiamente se cioè, vista così, la signora domandava, siamo messi veramente male? Dipende un po' da come la vedi, cioè se uno la vede da fuori siamo messi veramente male, se la vedi da dentro come persona che comunque reagisce insieme ad altre persone, non c'è nulla che possa fermare la razionalità umana e la giustizia, di questo ne sono convinta, però sicuramente la situazione è molto grave e non si può parlare di combattere la mafia senza combattere anche la corruzione, cioè ormai è un sistema talmente integrato che poi non c'è nessuna volontà soprattutto, quindi che cosa significa se faremo dei progressi fra 10-20 anni? Cioè, faremo dei progressi appena qualcuno deciderà di fare dei progressi, per adesso non c'è nessuno che abbia espresso questa intenzione concretamente al di là delle chiacchiere. Yes. Mi aggancio a quello che hai appena detto. Tutto sommato, oggi come oggi, siamo di fronte a un sistema, cioè rispetto alla mafia storica delle fiction, direi che ci sono vari lati di una stessa medaglia che si può chiamare mafia, si può chiamare massoneria, si può chiamare finanza creativa, si può chiamare corruzione, però alla fin fine mi sa che siamo più o meno nello stesso ambito, ormai diventato sistema in questo paese. Mi permetto di risentire sul fatto che questa mafia, descritta in questa maniera, non abbia anche una base popolare. Perché bene ho o male... detto che ce l'ha, ah, ho scusa, detto che la massoneria forse non ce l'ha. Ho capito male, ma e non è solo una base che è la base della tradizione meridionale o roba del genere, nella mentalità di ogni italiano, di ognuno di noi, anche probabilmente in una piccola parte, anche nella mia mentalità, c'è la mentalità del domandare, del chiedere il favore, dello scambiare, roba del genere, è un po' tipico degli italiani. Io non so se nell'esperienza che hai avuto nel raccogliere il materiale di questo film hai avuto la sensazione appunto che non sia un livello così legato a diciamo attività pseudo imprenditoriali, ma sia proprio totalmente così. Però quando parlava nel intervento prima come poter scardinare questo sistema, io questa sera ho quantomeno un'impressione di positività. Il fatto che ci sia questa sala piena, esatto, e queste persone che sono qui attente a questo, vuol dire che forse noi per primi possiamo tentare di scardinare questo. Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Lo vedi che non basta, cioè non ci vuole tanto, è che siamo noi in realtà i nemici di noi stessi, nel senso che questo sistema vince non perché è più forte, ma perché la violenza, come sempre capita, ci fa perdere la fiducia nelle nostre capacità. Ma basta conservarla e non perderla, basterebbe davvero un po' di gioia di vivere, semplicemente se ciascuno di noi si impegnasse a mantenere la gioia di vivere, e naturalmente trovando dei sistemi perché sia una cosa reale, quindi facendo la vita che vuoi fare, senza piegarti a dei compromessi, già questo sarebbe, scardinerebbe il sistema, perché questo sistema vince sul fatto che ci pieghiamo tutti ad accettare delle condizioni di lavoro che ci fanno schifo, una scuola che ci fa schifo, una vita che ci fa schifo, degli appartamenti, dei quartieri, degli ambienti, delle modalità di relazione che ci fanno soffrire, le accettiamo perché ci convinciamo che non c'è niente da fare. Basterebbe che più persone invece decidessero di vivere come gli piace, ma come gli piace veramente, secondo i principi che sono veramente sentiti, e già il sistema sarebbe scardinato. Il fatto che noi ci prestiamo tutti... ci prestiamo tutti a...
per esempio, a farci isolare, ci facciamo convincere dagli argomenti che ci vogliono in competizione tra di noi, ci facciamo convincere ad essere in competizione con i nostri simili e quindi non riusciamo per queste ragioni a fare politica, perché se i giornali, per dirne una, fanno così schifo è perché i giornalisti non fanno attività sindacale, non fanno attività sindacale perché sanno che se la fanno li licenziano, qualcuno prende il loro posto, cioè è sempre la mancanza poi di solidarietà che fa sì che le battaglie si perdano, basterebbe un po' di rispetto per la propria dignità. Non ho capito, caro. Il comico che fa più il comico, che c'entra? Che non scrive scomodo. Ah, grazie. Il comico non fa più la satira, i comici non fanno più la satira perché non ce la fanno fare, non è che perché siamo... Non tutti fanno satira. Sabina, grazie. Grazie veramente di cuore, perché questa sera, al di là della nuance tragica e della grande presa di coscienza che il tuo film induce tutti a fare, io ho sentito un brivido, come sottolineavi anche tu, che giusto sia, di una sferzata di coraggio, un messaggio di energia grandissima. E non so se chiamarlo coraggio della disperazione, perché effettivamente siamo continuamente sottoposti a un ricatto che cresce ogni giorno, e mi sta venendo in mente una riflessione che ho fatto qualche giorno fa, quando nella mia ditta si è presentato un cliente non italiano e candidamente ha chiesto, è una cosa microscopica se vuoi, ma è un segno, di pagarci in nero. Questo vuol dire che la presa di coscienza e il rispetto della nostra dignità dobbiamo farlo estendere non al caso italiano, non dobbiamo vederlo solo come nostro questo discorso, perché ormai è un sistema che ha dei confini molto più grandi, purtroppo. Certo è che quando le priorità del nostro ben amato Premier partono dal conculcare questi affamatori di lavoratori che hanno colpa di tutta la crisi e quindi vanno azzerati, definitivamente asfaltati, effettivamente ti dici dobbiamo unirci, dobbiamo prendere le forze insieme e ricominciare, certo, da capo. Beh, pensate appunto a questo film, cioè io ho deciso di continuare a farlo, ma l'ho potuto continuare a fare grazie al fatto che tantissime altre persone, tra cui voi, hanno deciso la stessa cosa, non è che l'ho fatto da sola, no? E sicuramente io non l'ho fatto con la forza della disperazione, questo film l'ho fatto con grandissima passione, divertimento, cioè, a me fare film mi piace molto. Però sicuramente la disperazione è venuta quando, dopo tutto questo sforzo, il film è stato tolto immediatamente dalle sale, è stato completamente ignorato, non è stato... Là sì che mi è venuta la disperazione, mi è passata quando ho trovato altre persone disposte a combattere. È solo l'isolamento che ci rende disperati, è solo quello che dobbiamo combattere, dobbiamo semplicemente non prendere per buoni i dogmi di questa nuova ideologia che si è affermata in un modo così totalitario, che è l'ideologia neoliberista, secondo cui appunto ognuno deve essere un'impresa in concorrenza con altre imprese, che devi dare sempre il massimo, quindi che ognuno debba essere sempre stressato e non debba mai accontentarsi di dove è arrivato, perché chi si ferma è perduto, e deve stare sempre in una condizione di performance continua, cioè rifiutare semplicemente, cioè domandarsi semplicemente ma che è sta roba? Ma ci credo veramente? Lo voglio veramente?
se uno lo vuole, per carità, però è difficile volerlo, perché non è una cosa che fa bene a nessuno, insomma. Gli studenti universitari sono annientati, non sono più una forza politica da quando ci sono questi crediti. Cioè, gli studenti sono sempre stati una presenza politica forte, oggi ci sono i crediti, ogni che significa che ogni cosa che fai, cioè ci sono delle cose che per cui ti si riconoscono dei punti e delle altre per cui non te li riconoscono, e loro fanno soltanto quelle che per cui gli riconoscono dei punti. Per cui, non so, le manifestazioni non danno punti, non le fanno. Ma è così, sembra una battuta, ma in realtà è così. Cioè vanno, organizzano i dibattiti, organizzano, cioè tutto quello che prima si faceva per amore della cultura, di sapere, di partecipare, oggi si fa per i crediti, cioè diventa tutto, questo è il concetto poi di capitale umano, no? Cioè mettere a reddita tutto quello che si ha, dagli affetti alla famiglia, alle conoscenze, le amicizie, questo modo di pensare va rifiutato. Prego. Sabina, una domanda da un commentatore che però desidera rimanere anonimo. Perché chi è? Si chiedeva come commenterebbe il tuo documentario, non so, D'Alema per esempio. No, il commentatore s'attacca. Anonimo poi. Sulla questione del neoliberismo che dicevi, ho sentito in una intervista che hai fatto mesi fa, credo, con Marco Travaglio, che forse potrebbe essere un tema per un tuo prossimo film. Ci stai ancora pensando? Ci stai lavorando? Sì, ci sto lavorando, sì, certo. Non so se per un film, uno spettacolo, che cosa, ma sicuramente è il tema del momento, cioè far capire a tutti che questa roba che ci opprime è un'ideologia, non è un dato di fatto, come ce lo vogliono... come vogliono che crediamo che sia, non sono una serie di regole economiche che vanno seguite, è un'ideologia precisa, oltretutto che nasce da dei pensatori di matrice seminazista, perché è un'ideologia comunque elaborata da personaggi che poi hanno collaborato con il colpo di Stato di Pinochet, col colpo di Stato di Videla, quindi stiamo parlando di personaggi veramente... Sì. Cioè, stiamo parlando di un'ideologia che dire di estrema destra è dire poco, e che oggi si impone come una forma di saggezza e di buon senso, e non è, è sicuramente una forma di saggezza e di buon senso, e questo insomma bisogna che lo capiamo bene. Qua. Yes. Ciao, volevo ringraziarti a nome mio e della mia famiglia e dirti che la mia famiglia è mia moglie, che è qua con me, è la mia moglie, è qua, okay. Non ho detto la famiglia nostra. Molte domande arrivano a te perché hai fatto questa bellissima opera e perché ce l'hai fatta, e quindi noi tutti ti domandiamo come fare, eccetera. Volevo chiederti, non è che tu magari lo domandi a noi cosa possiamo fare con questa opera, nel senso che tu il tuo dovere l'hai fatto, l'hai realizzato, e magari vuoi suscitare in noi non il risentimento o la disperazione, ma si può fare in tutte le piccole nostre cose. È questo magari tra le tante cose che volevi dire? Ma sì, mi sembra anche di averlo detto, però comunque anche certamente il fatto anche di diffondere questo film è una cosa importante. Tra l'altro ci sono in rete, hanno anche fatto una petizione, che mi scordo sempre di dirlo, ma invece è meglio dirlo, perché il film venga trasmesso in Rai, se l'andate a cercare la fate circolare, secondo me è una cosa buona. Sono qua. Io una curiosità, ma quante querele ti sei beccata con questo film? Nessuna querela, per curiosità, perché quello che si dice nel film è tutto inattaccabile. Incontestabile. Ciao Sabina, innanzitutto grazie. Grazie per il coraggio e per la passione.
A proposito del coraggio, qualche anno fa una giovane donna parlava del coraggio che ci manca, una donna che un po' poi l'ha perso e mi ha deluso. E a proposito di... La Serracchiani? Esatto. Ma guarda, e tu quindi hai creduto nella Serracchiani? Sì, io sono una ragazza di paese e sono un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, a volte ci credo. E ti faccio una domanda banale che sono un po' la mia specialità. Noi oltre che ad essere miopi siamo anche un po' presbiti, noi come popolo italiano. Un po' creduloni mi pare. Ecco, e mi chiedevo, visto che in Italia sembra non passare nelle grandi sale, all'estero come potrebbe passare questo tuo documentario e magari riscuoterebbe un po' più di attenzione? No, assolutamente no, questo è un film fatto per l'Italia, per gli italiani, non è fatto per l'estero che c'hanno no, il loro non perché sia interessante farlo, non pensavo alla notte degli Oscar, pensavo al fatto che fosse, che potesse dare un po' di risonanza, forse noi italiani abbiamo bisogno di essere scossi no, da fuori. No, non c'è nulla che possa scuotere da fuori gli italiani, ho già provato. È già stato sperimentato, anzi si incazzano se da fuori qualcuno dice qualcosa, gli italiani dicono che fatti gli affari tu. Non è questa la soluzione, cioè, bisogna scuoterci noi, non è che ci devono scuotere da fuori, non dobbiamo nemmeno scuoterci, dobbiamo riprenderci la vita. Ciao. Volevo chiederti una cosa del film proprio. Innanzitutto anch'io mi accodo i complimenti perché effettivamente un bel film, è raro vedere un film italiano che dove si utilizza la computer grafica in modo così intelligente, immagino che il budget non sia stato stratosferico, però c'è una cosa che non ho capito, cioè mi sembra di aver visto che hai dipinto Massimo Ciancimino come sostanzialmente un po' un idiota negli atteggiamenti eccetera, è vero che lui è un personaggio abbastanza burrascoso eccetera, però ritengo che comunque abbia fornito della documentazione importante per far luce sulla trattativa e non capisco come mai gli hai dato questo taglio un po' così. Ma il film ha una vena umoristica, ma cioè, non è che gli ho dato io questo taglio così, è un po' così, cioè dipinto... io l'ho conosciuto, anzi diciamo che l'idea di fare questo film è partita proprio da un'intervista fatta a Massimo Ciancimino per Dracula. Che gli avevo chiesto in realtà per utilizzarlo poco, poi l'intervista era stata più lunga, l'ho rivista tante volte, mi ha veramente colpito, insomma, pure qua non è che, cioè, noi siamo abituati appunto a un cinema di merda ultimamente, diciamocelo, a un cinema che è come la fiction televisiva in cui c'è l'eroe, una specie di commedia dell'arte però fatta male. Con l'eroe, con lo sguardo all'orizzonte che è buono, santo, onesto e martire, e poi c'è il traditore, poi c'è il mafioso, e poi c'è la vita. Non è così, le persone sono, cioè, hanno delle sfumature diverse, ci sono persone che hanno fatto delle cose ottime e poi dei grandi errori, ci sono persone che hanno dato un contributo importante e hanno scannato 50 persone con le mani loro, a volte strangolandoli, e cioè non stiamo parlando di bene e male, stiamo parlando di storia, di una situazione molto complessa e la scelta di trattare questa storia con l'umorismo, anche con l'umorismo, al di là che è una scelta spontanea, ma insomma è una scelta di laicità appunto, di raccontare le cose così come sono senza dover appunto trovare santi e martiri. Perché quando trovi santi e martiri li trovi perché non ti fanno capire più niente, no? Non smetti di ragionare, pensi, ti commuovi, ma non esistono i santi e i martiri nella vita, non esistono gli eroi, esistono gli esseri umani che sono a volte anche integerrimi, perché capita pure, a volte sono parzialmente integerrimi con tutte le sfumature che ci sono in mezzo. Ciancimino ha dato ha un contributo importantissimo, infatti il film comunque non è che scredita le posizioni di Ciancimino, anzi gli si dà retta su tutto,
quello che ha detto di importante. Indubbiamente è anche un personaggio un po' controverso, che sicuramente anche come testimone ha destato qualche giusta perplessità, perché comunque insomma, è stata per l'esposizione mediatica, per il casino, sì, anche per come è stato gestito, per come è stato trattato, cioè ci sono anche lì degli sbagli che sono stati fatti, ed è un personaggio che sicuramente adesso se la passa malissimo, ha subito ogni sorta di minaccia di morte, di minaccia in generale, di angheria, non è protetto, sicuramente è stato maltrattato in modo ingiusto, ma è pure uno che c'ha quel tipo di storia, che comunque a Palermo per esempio è detestato perché lo conoscono tutti, quando era ragazzino c'aveva 18 anni, stava là con le macchinone, le donne, i locali, le cose, cioè è così, è una rappresentazione leggermente caricaturale, così come viene fatto, così come vengono rappresentati un po' tutti i personaggi del film, ma come caricatura direi che ci sta, chi lo conosce lo riconosce, ecco. Oppure avrei dovuto fare Massimo Ciancimino che dice: sì, mio padre mi disse che c'era questo papello, io gli dissi papà. Non è così, no? Questa è una menzogna. È una menzogna che poi ti impedisce di vedere la realtà, perché tu ti aspetti nella realtà di trovare dei personaggi così e gli credi solo se parlano in quel modo, ma non, no, non è così. Era un cazzaro. Anche i collaboratori di giustizia sono preziosissimi e vengono spesso, c'è comunque anche lì moltissime persone che li insultano e che dicono vergogna, io comunque sei ammazzato la gente, non sono d'accordo. No, se sono veramente pentiti o non sono pentiti, giustamente, eppure questa è una posizione cattolica e dogmatica e in quanto tale manipolatoria, nel senso che un mafioso non si deve pentire, e se si pente non te lo deve dire a te, cioè se uno si pente sono fatti suoi che hanno a che vedere con la sua coscienza, tu come Stato devi soltanto capire se le informazioni che ti dà valgono la spesa che ti costa la sua protezione e quello che gli devi dare in cambio di quelle informazioni, perché devi vedere se uno è pentito, che te frega, cioè ormai nel senso non è irreparabile quello che ha fatto, no? Non è, e poi le persone possono anche cambiare, cambiano anzi, assolutamente. Sì, buonasera, complimenti e grazie per il suo impegno civico. Io volevo chiedere due cose. Innanzitutto avevo la curiosità di sapere se nelle sue, mi pare ha detto, 397 proiezioni ci sono, non è un dato che ha detto prima lei? 479. Ho gioco all'otto. In queste 400 erotte proiezioni si identifica un dato statistico che emerge fra il nord, il centro e il sud Italia. Tipo che dato le piacerebbe ascoltare? Mi piacerebbe sentire che le proiezioni si sono svolte soprattutto al sud. Le piacerebbe questo? Mi piacerebbe sentire questo, perché tanto sì. La mafia però è una curiosità e quindi le lascio la libertà di dire la verità. Quindi? È vero, siccome appunto la mafia è molto più a nord che a sud, abbiamo fatto molte più proiezioni a sud perché c'è più agio. Bene. E poi la seconda domanda era, abbiamo toccato più volte il tema per cui questo film non viene proiettato sulle reti nazionali, mentre invece appunto viene proiettato grazie alla gente. E allora mi chiedo, quindi secondo me c'è appunto innanzitutto un problema di comunicazione. Allora mi chiedo, noi andiamo a casa questa sera e per poter divulgare i contenuti di questa sera
secondo lei qual è la prima cosa che dovremmo fare? Diffondete il film, dite che di andare alla gente ad andarla a vedere, c'è il DVD, c'è pure in streaming. Non dovrei dirlo perché è veramente una cosa brutta, di andare alle proiezioni che abbiamo organizzato, di firmare la petizione per farlo vedere in Rai, di convincere gli insegnanti a portarlo nelle scuole, a farlo vedere ai ragazzi. Il sito, latrattativa.it. Si può, sì, c'è pure il sito. Yes. La chiesa, allora, questo film ho voluto raccontare le vicende a cui ci si riferisce quando si parla della trattativa Stato-mafia, non in generale di come la chiesa, la mafia e lo Stato. Nella vicenda della trattativa la chiesa forse c'entra, forse no, non si sa. Siccome nel film appunto ci ho messo soltanto quello che si può dire senza timore di essere smentiti, ci sono delle ipotesi. C'è chi dice che il fatto che avessero messo delle bombe a San Giorgio al Velabro, a San Giovanni, fosse una minaccia nei confronti della Chiesa e che dopo quella minaccia Scalfaro si convinse poi a togliere a far togliere sti 41 bis, essendo Scalfaro bigotto assai, come ce lo ricordiamo. Poi diciamo, i legami tra mafia, chiesa si conoscono e riguardano tutta la Prima Repubblica. Qua stiamo però parlando non in generale dei rapporti tra mafia e istituzioni, comprese quelle ecclesiastiche, stiamo parlando della trattativa Stato-mafia, appunto. Vito Ciancimino sicuramente aveva a che fare con lo IOR. E viene detto, ma insomma, di elementi concreti sulla trattativa Stato-mafia non ne ho trovati. Abbiamo un'altra domanda qui. Funziona. Buonasera Sabina, sono contento di vederti perché ti seguo da prima ancora dalla seconda che hai detto. Molto prima. Complimenti, veramente un lavoro molto molto importante. Io volevo fare delle considerazioni, se me lo permettete, e sono semplici, forse banali. Purtroppo quello che manca in ognuno di noi, scusate l'emozione, credo che sia la responsabilità. Ci siamo persi la responsabilità, ognuno di noi ha una responsabilità, piccola o grande che sia, questa è la mia opinione. L'altra cosa molto triste, e questa ne è una conseguenza, purtroppo la filosofia è in mano all'economia. Io rubo questo pensiero a un carissimo amico che me l'ha messo in testa, ma è vero. Purtroppo ora la filosofia è in mano all'economia, per cui non può che essere grigia. Per cui ci fa vedere tutto grigio, tutto triste. L'hai detto tu prima, è meraviglioso quello che hai detto. Fate quello che vi sentite. Io lo dico ai miei figli che stanno per entrare non nel mondo del lavoro, ma stanno per andare a studiare all'università, gli ho detto fate quello che vi sentite come passione, poi andrete a fare tutt'altro nella vita, perché sarà così. Non era una domanda, era una considerazione, e volevo approfittare e così. E ringraziavo Sabina. Comunque la mia domanda è, quanta soddisfazione ti ha dato fare qualcosa di così meraviglioso? Grazie. È stata un'esperienza molto intensa, ecco, nel complesso. A parte la soddisfazione, è un'esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo, sia perché per tanti motivi, sia perché comunque studiare a fondo una cosa così importante sicuramente ti illumina su tante cose, sia perché prendersi questa responsabilità di raccontare questa storia pure ti costringe a crescere per forza, perché nel momento in cui prendi una decisione del genere, sai quante volte mi sono detta sono pazza, ma che sto facendo, ma chi sono io per dirlo, ma perché io devo raccontare questa, che diritto ho io di... ma poi se non avessi capito, quindi tutte le volte che mi sono venuti questi dubbi ho ricominciato da capo, non è che li ho lasciati così come una voce lontana, ho riverificato, riletto, ristudiato, risentito, mi sono riconfrontata con altre persone, quindi alla fine poi mi sono trovata
anche io nel momento in cui, cioè, avrei potuto mollare, dire vabbè, ho fatto un bel film, tutti dicono capolavoro, insomma non tutti, qualcuno è andato male nelle sale, vabbè, poi è pure un film, non è un cinepanettone, è un film anche di ricerca, anche un po' sperimentale, è normale che vada male, basta, passiamo ad altro, no? Non c'è niente di male. Quindi anche però decidere invece no, l'ho fatto perché voglio che la gente lo veda, e se non sono riuscita a farglielo vedere devo trovare un altro sistema. Anche questo è una cosa che non è più che la soddisfazione, è una decisione, no? È andare fino in fondo in una decisione che si è presa, perché che serve fare un film se poi non l'ha visto nessuno, in effetti. Quindi è una, sono cose che poi, appunto, quando si prendono delle decisioni, cambiamo. Noi stiamo tutto il tempo, ma lo dico perché anche capita anche a me, a visualizzare questi ostacoli enormi che abbiamo davanti e a sentirci assolutamente inadeguati per affrontarli, e poi invece nel momento in cui si fa un primo passo ci accorgiamo che facendo quel passo diventiamo più capaci e adeguati, e soprattutto vediamo qual è il secondo passo, quindi una volta che fai il secondo diventi ancora più forte più capace. È l'immobilità che ci rende piccoli. Chiunque si muova, chiunque decida di affrontare l'ostacolo che ha di fronte, diventa in grado di affrontarlo, perché non esistono ostacoli che si presentano più grandi di noi. Se ci si presentano è perché siamo in grado. Questo, così secondo me stanno le cose, nel senso che comunque, ma questo così è una visione un po' più filosofica, cioè comunque la realtà in qualche modo è anche una nostra creazione, no? Quindi se, cioè, sono anche il mondo che ci costruiamo, è quello che ci serve per crescere. E quindi basta, nel momento in cui decidi di affrontarlo, diventi immediatamente capace di affrontarlo. E raccogliamo ancora poche domande. Sì. Vorrei ricordare a chi sta uscendo che fuori da questa porta c'è il banchetto di chi sta cercando di creare un'alternativa, chi ha organizzato questo evento questa sera e che ha delle proposte, che vi invitiamo, insomma, a venire informati. Grazie. Volevo chiedere una cosa. Ha invitato le persone a vedere questo film. Lo consiglierebbe a una persona che proprio oggi ha finito i servizi sociali e che potrebbe magari riuscire a... Per dire no, lui non era vestito così, vi siete sbagliati. Io ero seduto là. Eh sì, qualcuno l'avrà visto di quelli. Prego. C'è un signore lì alle tue spalle. Si era prenotato il signore qua o è arrivato? Ah, ok, scusa. Grazie del signore. Semplicemente nel film mi sembra che sia resa molto bene questa immagine della bestia messa all'angolo che diventa più pericolosa, cioè che sia la bestia mafia o che sia la bestia casta, quando si sente messa in pericolo nelle sue sicurezze, nel suo tran quotidiano, nelle sue affari, diventa più pericolosa. E questo è narrato nell'evoluzione delle stragi e della trattativa. Secondo te oggi, per quanto è possibile distinguere fra di loro queste bestie, perché sono abbastanza intrecciate, si sentono più tranquilli o si sentono ancora messi a rischio? No, mi sembra che siano molto tranquilli, onestamente. A meno che... No, certo che sono molto tranquilli. Ma cosa c'è fuori? Un banchetto per raccogliere firme per... Non so. Raccogliere firme per poter esprimere parlare dei cittadini sull'euro. E informativo su un welcome day che è stato organizzato dagli attivisti del Meetup di Brescia, Movimento 5 Stelle di Brescia, yes, per coinvolgere nei laboratori civici che comunque vanno avanti, di attivismo sul territorio, di persone che comunque
continuano a crederci e anche rappresentano l'unica opposizione che in Parlamento si sia vista in tanti anni. Yes. Ciao, scusa, una domanda molto breve. Perché hai detto che non ti interessava portare fuori il film dall'Italia? No, perché per come era posta la domanda mi sembrava che fosse magari se all'estero avesse un riscontro questo aiuterebbe il successo in Italia. Ho risposto che no, non credo che questo, che questa sia una soluzione. No, no, più che altro per far conoscere un po' di più l'Italia com'è e non com'è. All'Expo si potrebbe proporre. Per il turismo. No, adesso lo faremo, ma per gli italiani all'estero, lo facciamo a Berlino, a Londra, a Melbourne, ce l'hanno chiesto, per gli italiani all'estero, cioè è una cosa che devo conoscere gli italiani innanzitutto, anche questa non è più un mondo in cui puoi chiedere aiuto, nel senso che siamo tutti in una situazione comunque complicata, cioè la crisi della democrazia riguarda tutti, non è, ognuno deve reagire. Intanto brava, complimenti. Ti volevo chiedere se in questo tuo lavoro, in questa tua lotta, hai chiesto il supporto, l'aiuto dei tuoi colleghi, quelli antichi della televisione, gli altri comici, i satirici, quelli che facevano tuo fratello, Crozza. Domanda ingenua, però volevo fartela, grazie. Ma veramente non, in realtà non l'ho chiesto, ma non l'ho chiesto anche perché comunque si creerebbe dell'imbarazzo, sono tutti terrorizzati effettivamente, abbastanza terrorizzati, non, secondo me è inutile chiederlo. Ciao, ciao. Non c'è proprio niente di quello che dice l'ultimo pentito a Caselli, cioè al di là che la registrazione sia andata persa. C'è una scena in cui il pentito, che non mi ricordo il nome, scusa, Ilardo. Non era pentito, non era un collaboratore ancora. Ok, era un confidente. Un confidente. Come... Non si sa proprio più niente di quello che ha detto a Caselli in quelle due ore passa. No, però si sa per fortuna cosa diceva Riccio, perché da confidente man mano che scopriva le cose le raccontava Riccio, e Riccio le ha registrate, e se vi interessa una buona parte di queste sono online nel sito Antimafia 2000, potete sentire la voce di Ilardo e la voce di Riccio. Ciao Sabina, grazie. Io volevo farti una domanda che è un'informazione di servizio. Volevo chiederti se è possibile organizzare altre proiezioni di questo tipo, perché io sono membro di un'associazione culturale che ha sede a Lecce. A Lecce? Sì. Sì, sì. Ne abbiamo fatte già tre a Lecce, perché appunto a sud è più facile, ma assolutamente. Noi siamo tutti ragazzi dei 19 ai 30 anni, nati da pochissimo, perché sono 4 mesi che siamo sulla cresta. Abbiamo uno spazio molto interessante a disposizione. Poi eventualmente sì, sì, si può approfondire, certo, in un secondo, certo, momento. Sì, voglio, sì, rubare, sì, tempo. Grazie mille. A te. È un accento poco leccese, ma va bene. Sopra io non volo, per cui alzare la voce. Dai, vai. Dai. Dicono tu sei colluso, vaffanculo. Io non credo che
io ho trovato delle reazioni veramente sorprendenti da parte dei ragazzi dai 14 ai 18 anni che hanno visto questo film, hanno dimostrato di capirlo davvero meglio degli adulti, e non credo che sorga questo tipo di equivoco, ma ci sono anche gli insegnanti che possono, che si spera che comunque se portano i ragazzi a vedere un film di questo tipo facciano un lavoro di introduzione e di discussione dopo il film per eliminare equivoci del genere. Però l'idea che i ragazzi non debbano sapere non è buona. In che senso? Beh, no, adesso non esageriamo, non è, cioè, per esempio non è che il Ross di allora, per dire, era diretto da personaggi che sono oggi imputati nel processo per la trattativa, ma il Ross di oggi funziona bene, a quanto ne so, fanno delle indagini importanti anche contro i potenti, non è che... Cioè, non è che il senso del film è che le istituzioni sono marce, però non mi sembra nemmeno che sia un equivoco, cioè le istituzioni sono marce oggi grazie anche a quegli avvenimenti. Questo è il discorso, che non si può liquidare quello che è successo sostenendo che ci siano poche mele marce, perché non si tratta di poche mele marce, si tratta di una fetta della nostra classe dirigente che è di matrice antidemocratica e che ha sempre combattuto la democrazia, purtroppo spesso vincendo, e questa è una cosa che i ragazzi devono sapere, perché comunque li riguarda direttamente. Ma non è che, non penso che sia un film che ti fa guardare i carabinieri o i ministri in modo diverso, se li guardi, anche perché insomma i dubbi su tra l'altro sulle istituzioni ce li abbiamo a prescindere. La questione è che comunque la vulgata popolare è che tutti rubano e che sono tutti delinquenti, e pensare che è tutto magna magna o essere in grado di fare un ragionamento storico fondato e articolato sono strade opposte, non è la stessa strada. Se pensi che sono tutti ladri, tutto uguale, mafia, cose, tutta la stessa pasta, la conseguenza di questo ragionamento è quella che ti porta a dire non c'è più niente da fare, è meglio farti gli affari tuoi, statene per conto tuo, che tanto le cose non cambieranno mai. Se invece sei in grado di fare un ragionamento storico fondato, hai una reazione completamente... Guarda, le insegnanti che fanno le domande e poi chiacchierano. Difficilissimo farle stare attente. Essere in grado di fare un ragionamento storico fondato ti porta a una reazione completamente opposta, cioè proprio a distinguere, a non fare d'ogni erba un fascio, a renderti conto della dimensione dei problemi. Quindi non è un film che genera sfiducia nelle istituzioni, piuttosto dà una spiegazione sensata al fatto che questo paese sia diventato quello che è. Allora vi invito a ringraziare con un grandissimo applauso Sabina Guzzanti e ringraziamo tutti voi per essere stati qui, Natalia Danesi di Brescia Oggi, ringraziamo il CPM di Rezzato e il Meetup di Brescia, Movimento 5 Stelle di Brescia. Grazie a tutti, grazie. Buona serata. E grazie a chi ha organizzato questa serata, il Meetup di Brescia.